Ciao a tutti ragazzi, beh, domenica sera, non mi aspettavo di registrare questo video, quindi probabilmente neanche voi vi aspettavate di vedere questo video, però dato che comunque domani inizia il ritiro della Juventus e quindi avremo di cui parlare, ci sono tanti giocatori che sono attesi, altri che invece arriveranno in un secondo momento, altri che sono già arrivati, nei giorni scorsi abbiamo visto sui social per esempio Pogba che ha già iniziato a lavorare con un percorso personalizzato, lo stesso Fagioli, la Juventus l'ha spammato abbastanza sui social in questi momenti, dato che comunque era uno dei pochi giocatori che erano arrivati, e quindi iniziano a formarsi i primi gruppettini che domani inizieranno poi a sostenere le visite mediche. E nella giornata di martedì dovrebbe pure arrivare Max Allegri. Dico così perché all'epoca, nell'intervista dell'ultima partita, che era stata Udinese-Juventus, e la prima partita dell'anno nuovo sarà Udinese-Juventus, Allegri disse: non arriverò il 10, arriverò l'11, e quindi così sarà. Aspettiamo un attimo perché il 10, appunto, ci sono i test dei giocatori e questo non mi riguarda. Vi voglio ringraziare perché comunque il video di oggi è stato visto, apprezzato, l'avete commentato in tanti, avete dato spunti interessanti, secondo me, di riflessione. Questa è una grande forza di questo canale, di una community sempre più presente. Ho notato nei commenti un gran numero di persone che non apprezzano il lavoro, la stagione, anche solo le qualità, le prestazioni di Manuel Locatelli. E questa cosa mi ha lasciato un pochettino sorpreso perché io capisco che Locatelli nell'ultima stagione non abbia fatto gol, capisco che nelle ultime 2 stagioni, quindi le 2 stagioni alla Juventus, non abbia messo in mostra quelle qualità da regista o da giocatore in grado di impostare, che invece aveva dimostrato di possedere a Sassuolo o anche, non nella posizione, attenzione, non intendo nella posizione in campo, proprio nel riuscire a smistare i palloni, perché anche quando aveva giocato mezzala inserimento a sinistra con la nazionale, aveva dimostrato di avere dei piedi in grado di fare quel tipo di gioco. Perché non dimentichiamoci mai che la posizione in campo, quindi davanti alla difesa, non significa essere regista. Il regista può essere un trequartista, il regista può essere un mediano, il regista può essere una mezzala, il regista può essere una mezza punta, il regista può essere paradossalmente pure un terzino. Mi ricordo Dani Alves, era un giocatore in grado davvero di far girare la squadra. Noi abbiamo nella testa Pirlo, che era il giocatore che giocava davanti alla difesa, e per quello associamo spesso e volentieri la figura del regista al giocatore che gioca davanti alla difesa. Però non sempre è così. Cioè, ci sono diversi tipi di giocatori che possono svolgere il ruolo del regista. A Locatelli viene richiesto un altro tipo di compito. Ad Allegri non importa iniziare a razionare dal basso, cercare di giocare per vie verticali e centrali. Spesso e volentieri dal portiere fa fare il lancione, oppure fa iniziare ad impostare il difensore centrale che allarga sul terzino, si fa arrivare l'uomo e o va direttamente sulla punta o va al centrale che arriva direttamente dalla punta. Questo, bene o male, è il tipo di approccio che utilizza Massimiliano Allegri nel cercare di dare un'impostazione alle sue squadre nella partenza dal portiere. Poche volte vediamo il regista andare a prendere il pallone. Dico regista perché mi avete detto Locatelli non è un regista. Io sono d'accordo, Locatelli non è un regista come Pirlo, non è nemmeno un regista come Modric. E Pirlo e Modric non facevano lo stesso ruolo, assolutamente no. Guardate, per esempio, il Barcellona fantastico con Busquets, Xavi e Iniesta, centrocampo che secondo me è tra i più forti della storia. Davanti alla difesa giocava Busquets, ma non era regista, era Xavi insieme a Iniesta a far girare la squadra. Poi Busquets ci metteva tantissimo del suo, poi lì era più il contesto. O Real Madrid nelle tante Champions, Casemiro davanti alla difesa, non era lui il regista, era il mediano, e poi c'erano Kroos e Modric che la squadra la facevano girare come. Quindi non focalizzatevi solo su quelle robe lì, perché spesso e volentieri, maggior ragione con Massimiliano Allegri, i giocatori hanno dei compiti che guardano prima di tutto la fase di non possesso, la fase difensiva. E sulla fase di costruzione importa poco, e poi c'è la fase offensiva. Però la fase di costruzione Allegri non la cura particolarmente, ma è sempre stato così. Quindi a Locatelli viene chiesto quel compito lì di schermo davanti alla difesa. Io capisco, ripeto, che magari per 40 milioni uno si doveva aspettare, si poteva aspettare qualcosa di diverso, però io sono ancora convinto che Locatelli non sia un giocatore scarso. Locatelli, per quello che gli chiede Allegri, invece, per quanto mi riguarda, è semplicemente perfetto, perché gli chiede quella roba lì. Poi qualcuno dirà: ma sì, ma sbaglia i passaggi, robe del genere. Lì dopo sono considerazioni personali. Però io i miei 2 centesimi su Locatelli li metto e vi dico:
Io ho ancora fiducia in questo giocatore. Non è il giocatore che dopo 2 anni mi fa dire no, guarda, sai, me l'ero immaginato completamente diverso, l'ho bocciato. Un giocatore nel quale ho ancora tanta fiducia ed è un giocatore che secondo me, ripeto, per quello che gli chiede Allegri, ha fatto tutto quello che doveva fare e che poteva fare. E secondo me la stagione di Locatelli è stata comunque positiva. Con un altro allenatore, magari che pretende un'uscita a palla dal basso in un modo differente, magari Locatelli potrebbe giocare delle partite diverse, anzi sono abbastanza convinto di questo. Poi, mia umile opinione, ci tenevo a fare questo passaggio perché ho visto tanti commenti che andavano in quella direzione lì, e per dire, per me Fagioli non è un regista nel senso di giocatore davanti alla difesa, è una mezzala di possesso, di costruzione, di regia, certo. Non è un giocatore che puoi mettere davanti alla difesa, anzi Fagioli davanti alla difesa sarebbe limitatissimo secondo me. Rovella, se vogliamo, un giocatore che può giocare davanti alla difesa svolgendo il compito del regista, e poi può fare anche la mezzala svolgendo sempre il compito del regista. Ma sono dei concetti differenti, questa cosa ci tenevo a snocciolarla. Ma perché ci troviamo qui a fare questo video, a fare questa chiacchierata notturna, tra virgolette, serale di domenica? Perché c'è un'indiscrezione, ed è un'indiscrezione potente, e cioè una sorta di accordo tra Juventus e UEFA, che a questo momento non è ancora confermato, quindi vedremo se ci sarà la conferma e se andrà effettivamente così, con l'esclusione della Juventus dall'Europa per questa stagione, quindi 2023-2024, dove la Juve non andrà a disputare la Conference League per poi andare a giocare in Europa l'anno successivo, quindi 2024-2025, ovviamente a patto che la Juve poi possa qualificarsi all'Europa, Champions League, Europa League o Conference League, che dir si voglia, e al suo posto andrà la Fiorentina. Allora, parliamo di questa cosa perché non è una notizia da poco secondo me. Tanto vi dico, io avrei preferito comunque giocare la Conference League, ma ve l'avevo già spiegato, per un motivo legato comunque alla creazione dei contenuti, perché avremmo avuto modo di parlare di più partite, quindi mi avrebbe fatto piacere. E in seconda battuta perché comunque un trofeo, una competizione che puoi andare a giocarti. E anzi, secondo me, la Juventus avrebbe avuto l'obbligo, non il dovere, l'obbligo di vincere poi una competizione come la Conference. Mi viene anche strano pensare che alla UEFA possano essere interessati ad escludere la Juve dalla Conference, perché un conto è avere la Juve nella Conference League, un conto è avere la Fiorentina, con tutto rispetto parlando della Fiorentina. Però sono due criteri differenti, sono due palmarès differenti, due status differenti. Quindi associare una coppa minore rispetto alla Champions e anche rispetto all'Europa League come la Conference a un brand come quello della Juventus, per me poteva essere un'ottima pubblicità per la UEFA. Però a quanto pare, poi vedremo se sarà confermato, ripeto, la Juventus l'anno prossimo la Conference non la giocherà, verrà esclusa dalle coppe europee per una stagione, per poi ritrovarsi libera di partecipare a seconda della posizione che raggiungerà in campionato. E se dal punto di vista egoistico che vi dicevo io, quindi la creazione dei contenuti che poi ovviamente interessa pure voi, e invece dal punto di vista della sportività, quindi la possibilità di ambire a una coppa, perché 2 anni che non vince niente, anche una coppa come la Conference non mi avrebbe fatto schifo, devo proprio dire la verità, anche perché io la Juve in Europa non l'ho mai vista vincere e faccio 31 anni tra 15 giorni e questo è un dato terrificante, perché quando abbiamo vinto la Champions nel 96 non avevo ancora compiuto 4 anni. E quindi una Coppa Europea me la sarei goduta alla grandissima, ve lo dico proprio tranquillamente, a maggior ragione oggi che è il 9 luglio e sono passati 17 anni dalla Coppa del Mondo, che è stata il mio primo trofeo, no, da tifoso vero e proprio. Quindi una Coppa Europea me la sarei portata a casa volentieri, questa è un'altra storia. Il campionato per forza di cose si deve intersecare a questa notizia, perché giocando una sola volta a settimana, a parte il fatto che andrai a fare una rosa di un tipo diverso, quindi più corta, più stretta, che avrà soltanto una competizione ogni settimana, cioè la Serie A, il campionato, e di tanto in tanto la Coppa Italia, però stiamo parlando di una Coppa che non è così tanto giocata. La Juventus arriva a giocarla con l'anno nuovo e poi sono partite secche, arrivi praticamente in semifinale, fai 2 partite e poi fai la finale, se fai, sono 6 partite, 5 partite in tutto, stiamo parlando di praticamente niente. Quindi l'anno prossimo vedremo poche partite della Juve, stando a questa notizia, stando a questa indiscrezione. Supercoppa, non siamo qualificati per il format nuovo che prevede 4 squadre, abbiamo davvero poche partite. E se hai poche partite, hai necessità di avere meno giocatori. Quindi significa che dovrai fare più cessioni, perché comunque è una rosa molto abbondante. Quindi prepariamoci anche da questo punto di vista. Dal punto di vista competitivo del campionato, ecco, se prima vi dicevo che giocando la Conference avreste avuto l'obbligo di vincerlo, ma non il dovere, perché sono due cose diverse, l'obbligo proprio c'è, devi farlo, invece adesso la Juve ha il dovere di puntare il 100
10% sulla Serie A. 110% sulla Serie A. Non puoi snobbare niente. Giochi una competizione che è la Serie A tutto l'anno e una competizione di tanto in tanto che è la Coppa Italia. Non puoi snobbare niente. Dopo due annate così, in cui non hai collezionato titoli, in Europa hai raggiunto dei brutti risultati, terrificanti risultati. Nelle coppe nazionali hai perso delle finali e hai perso delle semifinali. Non sei andato bene. Campionato hai fatto un anno quarto e un anno terzo a pari punti, escludendo tutto quello che c'è stato di extracampo l'anno scorso. Quest'anno si riparte con lo stesso allenatore per il terzo anno di fila, che non ha fatto bene negli ultimi due anni, con una rosa che sarà verosimilmente molto simile a quella che ha appena concluso il campionato, si spera migliorata, anche se nella mia testa probabilmente no, non giocherà nemmeno in Europa, ha una sola competizione. Ripeto, non sei obbligato a vincere la Serie A, perché lo scudetto, mai come in questo momento, sembra terra di conquista un po' per tutti. 4 anni fa lo vince la Juve, 3 anni fa l'Inter, 2 anni fa il Milan, l'anno scorso il Napoli. Quindi l'anno che viene vediamo se si ripartirà con la Juve, se entrerà un'altra squadra o se una di queste 4 confermerà. Però con una partita a settimana, la Serie A non puoi inventarti turnover o robe del genere. Cioè, inizia a farti la tua formazione, cosa che non hai mai confermato in quasi 110 partite da ritorno di Allegri. L'anno prossimo non potrai giocare 50 partite, perché ne giocherai 38 di campionato più, dicevamo prima, 6-7 di Coppa Italia se va bene, quindi stiamo parlando veramente di una quarantina abbondante di partite se tutto va bene, ma sì, niente di che. E quindi concentrati sulla Serie A, perché non si può schifare la Serie A, non si può assolutamente schifare la Serie A, non sei nella condizione di schifare niente, ed è per quello che vi dico, io avrei giocato anche volentieri la Conference League. L'anno prossimo devi puntare a vincere un titolo dei due che hai a disposizione, ben venga la Serie A, o comunque lottare fino alla fine per vincerla. La Coppa Italia può diventare un obiettivo primario, proprio perché ti darebbe la possibilità di qualificarti in Europa in caso di disastro della Serie A. Darebbe la possibilità di giocare una Final Four di un altro trofeo l'anno dopo e ovviamente portarti a casa un titolo. Quindi, due competizioni, due coppe, diciamo, due coppe nel senso che potresti alzare due coppe. Adesso la Juventus deve mettere davvero nel mirino la Serie A e nel mirino la Coppa Italia, con la Serie A in cui non si può sbagliare, perché gli ultimi due anni con Massimiliano Allegri in panchina siamo sempre partiti male. Poi arriviamo alla fine dell'anno e diciamo ma quella partita, quella volta che siamo partiti male. Domani inizia la preparazione. Io vorrei anche vedere un tipo di preparazione differente rispetto a quella che abbiamo avuto negli ultimi due anni, cui i giocatori spesso e volentieri si facevano male, i carichi di lavoro erano blandi, i giocatori in campo si vedeva che andavano meno degli altri, non si entrava praticamente mai in forma se non in un paio di mesi, in un anno. C'erebbe vedere anche un'evoluzione da questo punto di vista. Sono tante piccole parole al vento, ma che secondo me contengono dei macro discorsi. Quindi, tradotto, vivere o morire. Non giochi neanche la Conference, non c'hai neanche la scusa di dire il giovedì vado a giocare a Timbuktu. No, il giovedì stai a casa, sei sul divano, ti bevi la tua tisanina sul divano, vai a letto presto, venerdì ti vai a allenare perché poi domenica si gioca ed è l'unico impegno che hai in una settimana, dove devi fare 3 punti in ogni partita, provare a fare 3 punti in ogni partita, perché questo significa indossare la maglia della Juventus.